Barcellona, asfalto abrasivo, alte temperature, curvoni ad ampio raggio, caratteristiche che definiscono un elevato deterioramento dei pneumatici e imponenti sollecitazioni trasversali della struttura. Curva 3 in piena accelerazione con una velocità di picco di 260 all'ora. Il pneumatico anteriore sinistro sopporta un'accelerazione trasversale di 3,9G per un periodo prolungato, condizione che definisce un'eccezionale condizione di usura. Staccata curva 10, alle coperture viene richiesta la massima aderenza longitudinale per l'intera frenata che si sviluppa in soli 110 metri con un'impressionante accelerazione di 5,06G. Nell'ultima chicane la traiettoria prevede il passaggio sui cordoli, le sollecitazioni che si scaricano sulle carcasse richiedono un'elevata capacità di assorbimento verticale, caratteristica che partecipa attivamente a ridurre gli scuotimenti del telaio, garantendo anche in queste condizioni critiche l'ottimale angolo d'assetto della monoposto. Asfalto aggressivo, temperature piste elevate, curvoni veloci. Soft e hard sono le opzioni proposte da Pirelli per garantire il miglior compromesso grip prestazione durata su questa tipologia di tracciato.